Aia, c'è qualcosa che si inceppa, il nervosismo che cresce, sono gli incerti del mestiere. Peccato per Tomas Sikora, deve essersi infilata della neve, sono secondi che passano e l'atleta che si innervosisce vie più e adesso deve di nuovo fare i conti con quattro bersagli da imbiancare. Che controllo, ragazzi, formidabile. E ecco, è saltato fuori un colpo, vediamo se avrà la stessa capacità di concentrazione vista prima. Grande Sikora, grandissimo, avrà perso forse mezzo minuto. No, avevo dei concorrenti che mi passavano via, mi davano 50 metri sulla linea discesa, allora quasi sarebbe da fermarsi, però ho pensato di finire la gara. Allora non sei neanche più col tiro, non sei più tanto a posto e comincio a pensare, allora li butti solo via i colpi. Grazie Andreas. L'amarezza di Andreas, è Sikora per loro in questo ultimo colpo, importante, potrebbe essere oro, ma aspettiamo. Sikora 0-0-0-0, intanto è primo, è sicuramente sul podio, sarà da vedere se basterà per il primo posto, anche perché più dietro un rischio che bisogna correre. D'altronde grazie a Pier Alberto Carrara, a Gerrit Busner, celebrazione di Tomas Sikora, dicevo nazione certamente non di grosse tradizioni, la Polonia, salvo l'eccezione di Tomas Sikora che va per l'oro, l'oro che potrebbe mettere in discussione, ma è un'ipotesi remotissima, solo Sylvester Glimstahl, ed è il trionfo per Tomas Sikora, non ha ceduto nel finale, anzi ha dato dell'altro vantaggio a Jun Åge Tyldum, c'è la vittoria, aveva un vantaggio di 33 secondi all'ultimo poligono. Tomas Sikora sono diventati 34 e 6 e quindi onore al merito. Tomas Sikora.